Amici di Golf Television, ben ritrovati da Golf Club Carimate. Gregorio ci chiede come faccio a fermare la palla da 30 metri dal green con l'asta corta e bunker davanti. Questo è un colpo impegnativo, perché? Perché quando noi giochiamo da 25, 30, 35 metri difficilmente la palla prende spin, e quindi lo spin è far riuscire a far scivolare la palla sulla faccia e bastone in modo tale che quando la palla tocchi il green si fermi. In più la palla prende più o meno spin in base alla consistenza del ferro dal quale giochiamo, in base alla tipologia di palla dalla quale tiriamo e in base alla tipologia di green sul quale atterra la palla. Da una distanza così corta, avendo poco swing, il bastone a poca velocità fa fatica a dare spin alla palla e quindi dobbiamo riuscire a fermare la palla buttandola per aria. Quindi il consiglio che possiamo dare è quello di andare a fare tanto swing e lento, in modo tale che la palla possa volare leggermente più lenta, in modo tale che quando atterri in green possa sedersi senza cercare di aggredire troppo il colpo. Vado a trovare sempre la posizione corretta, devo fare attenzione che la palla sia centro-sinistra rispetto allo sterno, il peso del corpo è appena appena a sinistra, cerco di fare tanto swing e venire indietro, cerco di rilasciare il bastone nell'azione in avanti. Ho buttato la palla per aria e sono riuscito a fermarla. Vi aspetto alla prossima puntata.